Buongiorno, sono le 6:30, sveglia dalle 6 e se l'altro giorno sembrava andasse meglio, oggi invece siamo di nuovo KO. Vabbè, passerà questa influenza. Sì, è ancora un po' buio in casa, il sole sta sorgendo, anzi no, in realtà il sole è già sorto. E volevo farvi vedere una cosa. Ecco dove abbiamo dormito io e Emile. Cosa è successo? È successo che ieri sera poi siamo andate a letto e stavamo guardando un film, ci siamo messe a letto proprio perché c'era un film che volevamo seguire fin dove gli occhi reggevano, ovviamente, perché sapete che poi noi ad un certo orario ci addormentiamo, però siamo andate a letto che erano le 9. Come nostro solito, il nostro orario sono le 9, 9 e mezza, noi andiamo a letto molto presto, scusate. E niente, andiamo di là e praticamente il televisore non funzionava. E quindi aspetta, 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 niente. E volevamo vedere un pezzo di questo film a tutti i costi, ok, ci siamo alzate, abbiamo preso il piumone e siamo venute di qua, quindi abbiamo dormito di qua per guardare alla fine. Neanche metà film perché poi tipo Mile è crollata subito e io avrò visto mezz'ora, tre quarti d'ora, non di più. No, non era un film, era un documentario. Però appunto volevo vederlo, era tutta la settimana che mi ricordavo e dicevo ok, voglio vederlo, voglio vederlo, voglio vederlo. Poi alla fine ne ho visto solo tre quarti d'ora. Vabbè, comunque sì, abbiamo dormito qua. Adesso vorrei solo capire se il televisore, se era una cosa solo di ieri sera, visto che c'era tanto vento, oppure se è proprio il televisore che sta partendo. Vediamo se si accende. Uno degli atti più crudeli e cinici che una madre Ah possa sì, compiere. ok. Quindi era proprio ieri sera che non funzionava. Di governo tra Ah, Lega, boh, si 5 vede. Stelle, oltre 60 Sì, senatori. evidentemente, ieri adesso si vede, ieri sera evidentemente Poco dopo la premiership non si avvenuta vedeva. alle Boh, 21 va a dell'ora capire. seguente, non saremo né. Ok, possiamo spegnere. No, possiamo spegnere più che altro, posso andare a rifare il letto, perché là dove non avesse funzionato il televisore avrei rifatto meglio il divano qui, perché ieri sera appunto abbiamo messo al volo giusto una coperta sotto. Più che altro per andare a coprire, vedete poi qua dove si piega, perché qua lo senti proprio sulla schiena. E là dove fosse stato che il televisore non funzionava, avrei rifatto meglio il letto e lasciato già il divano così. Anche perché io poi alle 11 vado a lavorare e rientro questa sera alle 9 o alle 8, non mi ricordo, alle 8 o alle 9, devo guardare bene l'orario, quindi tanto vale che stavo a richiudere il divano, se poi dovevo riaprirlo facevo già che farlo. E lo lasciavo aperto, tanto a casa non doveva venire nessuno. E invece, fortunatamente, il televisore funziona. Sì, fino all'ultimo credevo di non andare al lavoro perché ho detto no, non ce la faccio, non ce la faccio. Poi invece no, mi sono sentita un pochettino meglio. Però appunto, già ieri sono uscita e mi sa che mi ha fatto male perché se mi sentivo, insomma, se mi sentivo un po' meglio, evidentemente il fatto di essere uscito, magari anche quello di aver lavato i capelli e essere andata da Laura per lavarmi la testa, aver fatto la piega, che tanto questa mattina è peggio di ieri, proprio perché stanotte ho avuto la febbre, quindi ho sudato. Vabbè, comunque sia, io direi che sono le 7:20, nel frattempo 7:25 e facciamo come quelle che iniziano, sennò poi è ora di andare e in casa non ho concluso praticamente niente. Ok, il divano è fatto. Questa mattina pensavo ad alcune mail che
mi avete mandato e al fatto di non avere voglia, come è capitato a me, eccetera, eccetera, eccetera. E mi ricordo che in un'email in particolare ho consigliato di mettere un, cioè farsi venire la voglia a mettere un timer. Mi avete chiesto, questa ragazza mi ha chiesto il perché. Beh, con me personalmente il fatto di mettere il timer funziona. Adesso non l'ho messo, sto parlando quando capita. Perché dico, ok, mi sforzo, 1, 2, 3, via, metto il timer. Il fatto di avere il tempo, questo ticchettio che continua del timer. E mi spinge ancora di più a concentrarmi ad essere più veloce su quella cosa perché so che ho solo quel tempo. È una cosa che parte in automatico, non so dirvi perché. E poi il più delle volte alla fine finisce il timer e invece sono talmente presa, talmente carica che poi vado avanti con le pulizie. Però davvero provate questa cosa del timer perché anch'io quando all'epoca l'avevo letto ho detto sì, figurati. Invece devo dire che per me con me ha davvero funzionato. E poi volevo anche parlare delle cose che si possono fare in 2 minuti o in 5 minuti, nel senso che se ci pensi in 5 minuti fai davvero tante cose, anche in meno, che ne so, sistemare il divano, rifare il letto, è un'operazione che alla fine ti richiede 5 minuti, se non vai a mettere a lasciare tutto fuori come faccio io, ma vai a fare come abbiamo fatto nel video di venerdì, dove appunto pensavo di stare meglio invece. E un'altra cosa che faccio in 5 minuti è la passata al bagno, giusto i sanitari. Un'altra cosa che mi impiega 5 minuti, non stiamo parlando di fare le cose alla perfezione, è quella di passare lo Swiffer per terra in tutta la casa. Lo passo a zigozzago, lo passo intorno, non lo passo negli angoli, fa niente, però intanto l'ho passato ed è già meglio che non averlo passato. Sono davvero tante le cose che, cioè il tempo che tu impieghi a dire non ho voglia, non ho voglia, come è capitato a me, come ogni tanto sicuramente continuerà a capitarmi. Invece ho proprio notato che se ti impegni e dici no, ok, anche solo 5 minuti, fai partire questo timer e davvero il fatto di avere il timer ti spinge a correre e a fare di più. Quindi, se può essere d'aiuto di spunto questa cosa, ragazze, provateci. Andiamo avanti. Stavo pensando una cosa, ho detto 5 minuti per il letto, 5 per il bagno, 5 per i pavimenti. Allora, facciamo così. Impostiamo il timer per 1/4 d'ora e vediamo cosa riesco a fare o cosa faccio. Quindi 4 minuti, siamo partiti da 15, no, 3 minuti e mezzo per fare il letto, quindi ancora meno di 5. Considerate che sono andata fuori a prendere il piumone che era fuori, quindi in 3 minuti si rifà il letto ed io anzi perdo tanto tempo perché ho tutti quei cuscini lì che sono cose delle quali si può fare decisamente a meno. Se tu hai poco tempo e poi impiego tanto tempo perché io vado a mettere tutto il piumone, lo alzo e lo metto sotto il letto. Ma non perdiamo tempo, portiamoci dietro il timer e magari accendiamo la luce, passiamo ai sanitari. Thank you.
quindi ci ho impiegato meno di un quarto d'ora. Mi rimangono ancora 3 minuti e 30 e devo fare, che mi sembra che non vi ho detto prima, sciacquare le tazze della colazione. Ragazzi, io ho finito. In 15 minuti ho fatto il letto, ho dato una passata ai sanitari, i pavimenti e sciacquato le tazze della colazione. Quindi direi che volere è potere. Ti metti lì, ti metti sotto, non ti distrai e vi confermo nuovamente quello che vi ho detto all'inizio, il fatto di avere il timer ti fa correre ancora di più, perché è proprio vero, perché sai di avere a disposizione solo quel tempo, quindi insomma metti tutta te stessa in quello che fai. E quindi ancora una volta vi dico, provate con il timer. Con me personalmente funziona e ha sempre funzionato. Detto ciò, posso fare come quelle che si rifanno il secondo caffè, perché adesso direi che mi merito una pausa, perché sono stata davvero davvero brava. Immancabile momento scala. Stavo pensando che alla fine della scorsa settimana abbiamo parlato e siamo giunte tutte insieme alla conclusione, mi avete detto di fare una playlist con le basi o comunque sia con i video che volevo mettere nel secondo canale, e alla fine praticamente questo è già il terzo video che parla di casa. Cioè io da un estremis all'altro, o faccio solo vlog o faccio, ma alla fine è così. Come vi ho già detto più di una volta, i video li faccio realmente per come mi vengono, cioè è difficile che mi preparo un video, anche perché quelle poche volte che ho preparato dei video ero fortemente motivata, oppure cioè si vedeva, si percepiva. Io che mi guardavo percepivo che il video era stato fatto di controvoglia, o quindi ok, boh, troverò una giusta quadra. L'intenzione adesso è, come mi avete appunto consigliato, di fare tipo di nuovo lunedì e mercoledì vlog, insomma comunque sia tutto quello che capita, mentre il venerdì provare a fare questi video che voi in molti commenti voi avete scritto, i video dell'ABC, quindi partire proprio dalle basi, che possono essere come piego l'asciugamano o le lenzuola. Però io, che sono una persona molto insicura e sono un libro aperto ormai con molte di voi, ho paura che possano annoiare. Ecco perché l'idea era nata del secondo canale. Ecco perché l'idea del secondo canale. L'idea del secondo canale era proprio incentrata su persone nuove. Ecco, proprio per il fatto di non andare a ripetere alcuni video che ho già fatto in questo canale e per fare vedere a voi dei doppioni di video. Insomma, vediamo cosa esce. Da adesso in poi proverò a dare una regolarità, nel senso che cercherò di sforzarmi ed essere costante sul fatto di fare video inerenti alla casa il venerdì, mentre il lunedì e il mercoledì dico vlog. Poi se c'è mille o se non c'è mille, quello io non posso dirvelo, perché ovviamente accendo la telecamera tutte le volte che mi sento di accendere la telecamera. Bene, in questo video spero di avervi motivato, soprattutto aver motivato le ragazze che ho sentito via mail, che mi chiedevano cosa fare, chi mi diceva che appunto andava a lavorare alle 11 del mattino, come me in questo caso oggi. Insomma, questo è quello che ho fatto io questa mattina. Volendo avrei voluto fare di più, ma non sono al top, poi mi aspetta la giornata di lavoro, quindi ho fatto giusto il minimo indispensabile che già fa la casa ordinata. E già solo il fatto che in casa ci sia ordine cambia indubbiamente facciata alla casa, e queste cose ve le ho già dette.
L'ultima cosa che invece volevo raccontarvi, così se vi frega, è che stiamo alla fine seriamente considerando con Mille di andare a cercare e comprare una scrivania o qualcosa da mettere sopra in soppalco. Abbiamo aspettato fino all'ultimo, ormai quant'è che mi sentite dire che vogliamo fare il soppalco, poi alla fine dico no perché tanto stiamo cercando casa, vogliamo cambiare casa, però almeno una scrivania e un portadocumenti ci servono. Adesso bisogna solo capire se Mille diceva di andare a vedere tipo all'IKEA se trovavamo qualcosa sul nero uguale alla camera da letto, perché il discorso di Mille non è sbagliato. Lui dice: metti caso che cambiamo casa e l'eventuale scrivania o libreria, adesso vediamo, ma la libreria non lo sappiamo. Comunque sia, la scrivania è certo che ci serve, anche perché abbiamo il computer, adesso la stampante, tutte le volte con la stampante da sopra la devo portare sotto, insomma diventa molto molto scomodo. Mille appunto diceva: andiamo all'IKEA, visto che la nostra camera da letto è stata presa all'IKEA, vediamo se c'è una scrivania uguale alla camera da letto, perché adesso la metteremo sopra il soppalco, però magari se l'indomani cambiamo casa ci sta nella camera da letto, almeno va a riprendere insomma i mobili e lo stile della camera. Però insomma l'idea è questa, bisogna vedere se lì che effettivamente esiste qualcosa, una scrivania o un tavolo, non lo so, insomma l'idea è questa e sicuramente in settimana, se io sto meglio, vediamo adesso come ritorno dopo questi 2 giorni di lavoro, se boh, se guarisco, se peggioro di nuovo. Vi ripeto, pensavo di stare meglio, invece poi mi è bastato uscire a mezza giornata e bombe, stanotte sono stata di nuovo male. Comunque, ho già chiacchierato abbastanza. Io vi ringrazio per la compagnia, come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero di essere stata un pochettino di aiuto, di motivazione e più che altro di aver risposto alle mail che mi sono arrivate. E detto ciò, io mi finisco il caffè e poi con calma faccio come quelle che si iniziano a preparare. Buona giornata, buon lunedì, buon inizio settimana a tutte. E siamo praticamente a giugno, mancano 2 giorni. Eh sì, siamo a giugno. Io, cioè, la scorsa settimana ero col Dolce Vita, ho ancora il pigiama invernale, fino a poco fa avevo addirittura il foulard. Insomma, siamo a giugno. Voi andate in giro in maniche corte, io sono ancora con la canottiera e le cose di lana. E sì, perché il 1º giugno è fra 2 giorni, poi ci troviamo 28, 29, non lo so. Vabbè. Comunque sia, noi ci vediamo mercoledì. Ciao!